Stiamo per partire, comunque. C'è la sala pienissima. Dove andiamo? Dove andiamo? No, stiamo partendo per. Partendo per lo spettacolo, Gadano. Ma no, dove andiamo? Ma qui. Tu mi hai detto dove andiamo? Tu hai detto stiamo partendo. Stiamo partendo. Per lo spettacolo. Per lo spettacolo. Dove lo facciamo? Qua, a Pinasca. Stasera siamo a Pinasca e lo facciamo qua. Dobbiamo partire? No, siamo già arrivati. Allora dobbiamo arrivare. È deficiente. Ci andiamo a cambiare o vuoi entrare così? Non comunque so. Non dobbiamo partire. Non dobbiamo partire, dobbiamo partire con lo spettacolo. A che ora partiamo? Che ne so, quando, a che ora partiamo? 9:30. Dove andiamo? Ma tu mi hai detto che bisogna prendere lo spettacolo che facciamo a Pinasca? Sì, siamo già a Pinasca. E tu hai detto dove andiamo? Dove avanti ancora 3 ore, parai? Gaddano, dai, ci segui? Vieni. Ti volevamo far vedere il nostro splendido camerino. Ragazzi! Pa male! Guarda, qua anche il lavandino, la nostra roba. La parrucca di Mauro quando fa il trans di notte. No, non è vero. Non è vero. Di giorno? No, anche di giorno, Gaddano. Ah, e poi abbiamo un po' di tutto, invece queste sono le mutande di Marco quando va in spiaggia. Paybell, eh? Non far vedere la striscia marrone. No, 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 marrone dietro e un po' gialla davanti, perché sennò si confonde. Tutto a posto, questa è Daniele Signore, Tromba. Signore e signori, voglio farvi vedere la camicia di Daniele Tromba. Olà. Non è mica una roba da ridere, sai com'è? Questa qua è in puro leacril. Bellissima, è bellissima. Allora. Nuova camicia di Daniele Tromba. Ah, certo, bellissima, fantastica, ragazzi. Comunque, adesso noi abbiamo anche lo specchio, eh? Certo, certo, vedi? Noi si siamo si allo specchio. Si vede l'estetica. Si sente anche l'alito. Abbiamo mangiato acciughe al verde. Vedi, c'è il cameraman che sta. Vieni su. No, no, abbiamo il cameraman purtroppo che pende. Pende. No, è che tu hai. No, 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 che tu hai alitato. È più. Lo vedi che. È più. No, no, bisogna dirlo. Vieni su, vieni. Pende. Stai tranquillo. Pende. Pende nel senso che gli hai alitato le acciughe al verde, quindi. No, erano leggere, buone da matti. Ma le hanno pescate qua, eh? Sì, a Pinasca. A Pinasca si pescano le acciughe. Mica male. Già, quindi questo è il nostro camerino. Ci vediamo fra pochissimo con lo spettacolo. Giuda Bastard! Sarà la porta, va, via! Va, 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 va! Signore e signori, Marco e Mauro in Giuda Bastard. Spiaggia, piel sul, oh Madonna. Poi bello, ne qua, in spiaggia, borghetto, va che sul caie, boom, e tu se sì, più ma sul, comoda da male, qua tala lo siamo, sta sdraio sì, le balle. E poi è comoda, no? Oh, boom. Più al sol, aspetta, tiriamo sui causati perché se più si il sol più è imbroso. Oh, poi bello, no? Comodo, sa, leggiamo la stampa, vediamo sì, lo sport, dunque, Juventus, oh per carità, andiamo avanti, va.
Ecco, sì, è meglio. Sa, leggiamo se qua capita. Ma guarda che son fame anche 3 ore e cua per me che figa sia, a Borghetto Santo Spirito, ne? Son fame 3 ore e cua e anche, son gonfiato il parere per gonfiare il canotto. Guarda che... A te, ma guarda, se sapete da un tre palenco come ti, te siete da notte a parte. Amore, va! Andate in auto che sì, alla Iguiglia per esempio. Vabbè, allora, va molla, va molla. E la vostra, ma guarda che la spiaggia è libera, ma venerdì che ognuno è libero, truppe le balle a tradimento come fate te, eh? Se gela la spiaggia tutta per te, fa una roba e cate un bel camion e tabbia, te la spatari davanti a casa e ti fai sentire i tuoi fiei che sono in città come gli unici che la san trasferta. E con tua funda, che l'han chiesta ben grossa, la mia la provincia di Cuni. E qui fa ombra a tutti. E qui la gente vuol prendere il sole, te la scapì. Ma buono, ma cot parla, ma beh sì, parla invece che parla da là. Che dato una patela insieme alla testa che quasi diventa grande come Berlusconi senza il galetto. Va là! Amore, dato un pin che faccio 3 minuti, carlo se biancheria! Ora va! Ma ben sì invece di parlare! Ben sì invece di parlare! E banfe, banfe! Ma va, va, divertisci a spur! Ma guarda che roba! E oh! Ma dimmi te! E oh, come ti tascasi? Vedi che disturbi la gente, no? E Ciccio, non è che c'è un'altra colpa, per piacere? Ma c'è un'altra colpa, disgraziato! Che c'è gente che sta lavorando, c'è gente che sta lavorando qua, eh! Prima parlo a te, ne? Chi è? Venga, da! Parla a faccia! Ma molla, c'è gente che riposa! Che gliela metterà che... Ma l'hai capito? Ma che te c'è un'altra colpa, che c'è gente che si sta riposando, che sta leggendo il giornale? Bene. Ma vallo sì? Ma c'è sti? Eh? Ma pensati? E ti c'è sti? Eh? E quindi? E su mamma e ti, cadà! Ma dimmi ti? Ma sai che da dietro non t'avevo riconosciuto? Ma dimmi ti? Ma me sì? E te la veneta che adesso il tiro su... Ma me sì? E tiro sulle balle che sta straio per incattare allo sian. Sì, ma che fa? Sì. Ma quale? Ma come va? Ma c'è da bastare? Ma quale? Ma non è niente? Non ti sia, insomma, sì. Ma stai tu? Sì, non dicevo. Ma parla, ma dimmi niente? Niente, volevo... Ma stai tu, ma dimmi ti, ma tutti, ma non ti. Che cool. Ma ti, ma scherza un po'. Coie. Ma ti? Ti era quella che faceva le vacanze a San Tropez? E ben? Che fase a Santo Spirito? Tu scambia santo? Ma quante ferga, Dan! E invece te non era quello che andava a fare le ferie a San Salvario? Che fase sì a Santo... a Borghetto? Guarda che mi sono a Borghetto, ma per una combinazione. Ma mico! Per dite una roba. Ma dimla? Mi Borghetto piace. Ma anche me? Niente da fare piace. Ma guarda che bello sta posto. Guarda che roba, è un posto che a me mi piace. Ma che fase? Niente da fare, c'ho il costume un po' a vita bassa, allora. Mico, si usa così quest'anno. Guarda sì, ma tira un po' sì, ma è bello, eh? Almeno tira da qualche parte. Ma buona cantante, picciare. Bello, no? Poi guarda. Vado a farmi in giro per la spiaggia. Ma che spiaggia, non è sì con sta roba, tu. Guarda sì, Borghetto. Guarda che bello, Borghetto, eh. Il mare. Grigio. Il cielo, grigio. La spiaggia, grigia. E ai bordi della spiaggia, unico nel mondo. Qui è. La ferrovia. Bello. Il simbolo del progresso. E poi bello. E la bastacca. E poi per dite la roba. Dime. E dopo aver girato tutto il mondo, un po' di Borghetto. Non fa nel male. Girato tutto il mondo, ma pensa perché girato tutto il mondo, ci sei neanche andai via a Cortina da un pezzo, lì, a Cortina, deficiente. Guarda che io a Cortina ci sono stato da un pezzo, neanche, guarda che, Ma fate fe. Ho fatto delle battute, ma perché Mezzelig mi fa un baffo. Ma fate fe, ma come parlo con te?
che il boss più lontano a 260 è alle Castelnau du Bos. Ma fate fu. Per un battesimo. Ma che e se scolamentate che non c'era Don Bosco a fare la funzione? Ma molla, ma molla, ma molla. Ma che Ciccio, va piano. Ma cosa fa se questo chiuso in aria? Ma van sì, gadà. Guarda che per tua norma e regola mi l'hai girato tutto al mondo. Mi manca solo più Rieti. Qui l'hai girata sperduto. Ma c'è stanca arrivo adesso dal Brasile. Va, capisci, non è scappì. E ti andai da solo? Bravo te. Sono andai con quella lì, con la ciampornia lì, come si chiama? Con chi? Pamela! Mamma! Già, mia chila! Pamela Prati! Bravo! Ma che Pamela? Io era anche Pippo Franco. Ma che era? Ma che Pippo Franco? No, la sai l'ultima. Ma che la sai l'ultima? Ma che Pamela Prati? Pamela Anderson! L'americana con la bionda, con due pipe parei! Caso mio, Madonna, ma chi è no. Chila? Di me niente, sta certo di me. Ma poi è? Ampi un giramento a tartacole. Ma te fermo, sì, tartacole. Ma come marce? È marcio perché ci vuole della classe anche a camminare sulla strada. Altra una classe, ve l'hai capito? Guarda, non parlarmi di quella donna che guarda. Ma perché conosce? Due anni con Chila. Due anni con chi? Conosce Pamela Anderson? Mi è Pamela, certo. Ma lo sapeva pa? Pure pipe lì, lei rifà gliele mi, gliel'ho rifatte io. Le pipe rifatte? Ho già 12 milioni una, 12 milioni l'altra per un totale di 23 milioni. Ah, lì! Dudes. Ho già. Alla fai le scuole, sicuro. Una donna parei, guarda, io non la auguro a nessuno, ma. Mamma? Guarda. Perché? Depressa da mare. Pamela Anderson? Madonna, ti capisci l'americano? Ma scappi? E l'hai incontrata sulla spiaggia lì della California, no? California! California! Sì, l'americano. Sì. Piemontese e California. Sei già, comunque. L'hai incontrata sulla spiaggia della California? Sì. E la corona l'ha presa con una roba rossa, mi ha placcato sulla spiaggia e lì ci siamo subito amato. A te? Ma certo, mia chila. Oh. E niente, lei si è innamorata di me, lei portava subito a Turin, perché comunque là a Los Angeles non stava bene. Chi due state a Turin? A Setu. E chi era l'emnita? Chi era l'emnita? A Setu. E meglio. Sì, guarda, si è trovata benissimo. Però mi lei dice, ti stacca tua. E mi capo. Bravo. E niente, telefonava a tutte le ore. A chi? Oh, Madonna! Ti capisci l'americano? Sì, sì, lo capisco. Allora lei diceva, e sono depressa, e sono depressa. In inglese. In inglese. In inglese. Lai le pipecite, lai le pipecite, lai le pipecite. In inglese. In inglese. Anche se a Pinasca si disparai. Lai le pipecite. Comunque, ti capisci? Sì, sì. L'ultima volta era tre volte a me. Oh, mio signore. Lei dice, Pamela. Sent. Quanto costa questa operazione? Bravo. 23 milioni. Bravo. Boh, l'hai caricata insieme al Ferrarino e l'hai portata anche alla clinica specializzata delle pipe rifaite. La scariala? Assieme al Ferrarino l'hai portata anche la clinica. Uè, c'è scattato il Ferrarino! Come? Pardon, catamlo! Ma c'è sfondo! Perché? Allora regalamlo! Chi? L'avvocato prima di me, re! Ma pensa perché, catam, l'avvocato ha regalato il Ferrarino a te? A me lei la faccia dentro a contare le palle! Ma no! Ma dico me lei la faccia dentro a contare le palle! La faccia no, ma re sì, però! Ma mi dice ma mi conto più niente! Ma va sì! E conto più niente! Ma conto... Vorrei ancora contare niente, ma conto più niente, mi! A chi? A niente, Chi calega, sì? Quelli che c'è la Juve, Quelli più! Come si chiama? Ferrarino, perché l'hai presentato in Nedvede all'avvocato? Sì. Certo. Ma oh. Perché la mare è Nedvede. Che si chiama Cochila? Nedvede. Sì. A Fasia, le pulisce a mia. Ma oh. Oh, già? Ma scusami, Nedvede è cieco. Nedvede è cieco, ma sua mare è proprio Borgna. Ha un po' davanti, canca un po' la città. Ma oh. Già? Stu.
Allora a me la elettriciana. Bravo. Ma che la viaggia a presentare all'avvocato e che per sdebitarsi le regala nel Ferrarino. Ma pensati. In piasne. Per carità. No, che l'ha donato non si guarda poi. Certo, meglio una panda 4x4 che il Ferrarino. Traslasù. Bravo. Comunque la via con me il Ferrarino. Oh. L'ho fuso quando sono andato giù in Sudafrica. Col Ferrarino. Ti sei detto a Sudafrica col Ferrarino. E col treno. Ma sì, la mia fai l'impianto a gas. Comunque, sono andato giù in Sudafrica perché ieri a me amici a Turin che voleva mettersi in politica. Sì. E come pute? Amico, sono a riposo così. Vedo tutti a Borghetto per imparare. E più sul, sì? Boh. Ha fatto il fettito sì, Ma non posso nessuno. Ma mola! Comunque, ieri a me amici, a Turin che voleva mettersi in politica, mi lei dice, Ciccio, la sa perdi, hai già troppa gente che guadagna senza fare niente, sì, bravo, in Italia. Va a guadagnare e fare niente da un'altra parte. Bravo, così bravo. È andato in Sudafrica. Certo. Gli ho dato io il nome del partito, si è fatto eleggere, adesso fa l'assessore giù in Sudafrica. Gli ho dato io l'idea del partito. Come stiamo a sto partito? A Fabarai, Forza Sudafrica. Del? Originale. Bravo. Dai, fai anche l'inno. Uh-huh. E scrivilo me e mia amica stiamo a Mogol. La conosco. E beh, bravo. Abbiamo scritto l'inno a Faparai, aspetta, Forza Sudafrica, è tempo di crescere. Bravo, bravo. Bello, complimenti. Comunque, che sia al telefono, alla dime, ma tirate su, deficiente. Comunque, ben giù, perché visto che voi avete, insomma, siete abituati lì a Torino con i Moro, i Murazzi, ecco, ben giù in Sudafrica perché c'è un problema da risolvere. Qual è? L'apartheid. Capisce? No. L'apartheid. Qual è l'apartheid? I bianchi e neri che riuso, bianchi e neri che rusano. Oh, madonna, già sti due colori. Sì, appunto, già i bianchi e neri. Sì, sì, sì. Infatti, come ho sentito, sono diventato tutto rosso. Anzi, un po' granata. Granata, esatto. Comunque, sono andato giù per non farli più rusare. Certo, e non li hai fatti più rusare. No, aspetta una minuta. Lì niente da fare, praticamente. E io ero due squadre, la squadra bianca e la squadra neri. I bianchi tiravano il tocco al bosco e i neri, pure io andavo a piedi il tocco al bosco e tornavo e lo portavo. Oh. I bianchi tiravano, i neri andavano, lei dice, fai, gioca delle palle. Ma certo. Ho messo il tocco al bosco, ho preso il tocco di bosco, ci ho piegato il tocco di bosco e ho inventato il boomerang in un nanosecondo. E così fanno meno fatica, lo tiro da sul, da rena. E già, lì il progetto è piaciuto, in un giorno ho dato un impulso all'artigianato locale, in un giorno di 1 milione di posti di lavoro in Sudafrica. Sai come mangiamo ancora in Sudafrica adesso? No. Silvio! Casca bene! Ma dimmi, ti sei come mi devo scutere in conta pare? Ma dimmi, ma come? Ma io ci ho scritto Giocondo! Ma come? Ma dimmi, ti sei scritto! Ma perché? Ma il boomerang a Sudafrica! Certo. Ma l'hanno inventato in Australia, non in Sudafrica! Dopo è arrivato in Australia, ti spiego come è arrivato il boomerang in Australia! Ma dimmi ancora questo, no? Ero sulla spiaggia del Sudafrica, quella lì lunga, che passeggiavo. A un certo punto sono ricordato che dovevo telefonare a Torino perché dovevo sentire cosa aveva fatto il Toro contro l'Albino Leffe. Partita di cartello. Bravo. E c'è poi il telefono, guardo, discariato. Giri da bastardo. Guardo un giro se era Moro con un telefono, una scheda, una cabina, lì era niente. A un certo punto gira che ti rigira, chi ti vedo laggiù sulla spiaggia? Chi ti vedo? La Mega! Bella! Sulla spiaggia, una bella Renault, parai. Ma che Renault? La Mega. Ma che Renault, deficiente? Ma è bella macchina, la Megan Gay, l'australiana, quella lì alta, tutta curva, che smira, ci sarà Sestria. No. Ma scappi. Ma dimmi. Come l'ho vista, mi sono fiondato su di lei. E te la sei fatta, bravo, la belva della Valpellice, fagli vedere, tiralo fuori, dai, Ma cosa dice, Catà? Mi sono fiondato, lei dice, ciccia.
visto che tu c'hai il mondo tutto intorno a te, il mondo tutto intorno a te, becca un po' tutto intorno a te se casa un telefono, una scheda, esatto. Che io devo telefonare a Torino che c'è il toro che gioca contro l'Albino Leffe. Partita di cartello. Tira del toro dell'Albino Leffe, non gliene fregava poi tanto. Esatto. Ma alla fine me l'ha data. E te la sei fatta. Bravo! No. Il pitone delle Langhe! Tiralo fuori! Ma... dai, forza! Ma ti no. Ha fatto vedere con la bandiera! Ma quanti... La scheda la dame! Ah, buona scheda! Oh, io per ringraziarla, lei c'ha quel boomerang, la Italia è sto boomerang. Costa sì, Megan Gay con sto boomerang, assaltava, smiava il canguro. Ma era contenta! Nonostante che l'avesse visti tanti, non aveva mai visto uno che tirava davanti e gli arrivava da dietro. No! Capisce? Certo! Ma era contenta, talmente contenta... Che finalmente te la sei fatto e alle che ora? No! Pronto, tonto! No! Chi la volia? Mi l'hai dire, aspetta la minuta, Ciccia, prima il dovere e poi il piacere. Bravo. Prima il toro e poi magari due colpi e dopo. Bravo, bravo. Ecco. Ho telefonato a Torino, dimmi che il Torino l'aveva perduto in misura 1-0 contro l'Albino Leffe. Partita di cartello. La ciappame nervosa, comincia a girare. Lei ciappa il telefono, lei campava il telefono, la scheda, lei manda a stand, Ikea, i canguri, tutta l'Australia e anche il boomerang. Costa si appiurava in teleselezione. L'entaita fino in Australia ha portato il boomerang, anche lì è piaciuto il progetto del boomerang. 10 milioni di posti di lavoro in Australia! Oh, oh già! E anche lì ti chiamano Silvio? No, Pier Silvio, perché sono arrivato dopo. No, per capire. Oh, quale, la stessa roba! Uno del genere deve ascoltare il punto a fare e fare, ma io ti ho scritto tuo Condor! Ma io ti ho scritto Giocondo! Ma sei nato! Ma mola, va! Ma perché? Ma mola, ma ti credo che ti conosca nell'Australia! Sì. Ma la conosco benissimo! Ma va! Incluso conquistato! Porca cura miseria, quella là fa sempre girare come una trottola! Conquistato! E con chi sono stato io a Pasquetta? Dove sono andato in mia Pasquetta? Dove sei andato a Pasquetta? In Australia! Sono partito il venerdì, sabato e domenica e lunedì sono tornato a mesi per nempire la cua. Eh? Sono andato in Australia, sabato e domenica? Sì. Becca, ma con chi sei andato? Ma con Simona, tu sai. Ma Simona chi? Ma tu sai con Simona. Simona... Simona Ventura, sì. Ma stavi con Simona Ventura? Due che... anni con chi era? Ma lo sapeva pa. Prima Bettarini era me. Prima il Bettarina di Ati? Oh già! Ma so si ha regalato lo Simone? Ma lo credo! Non vedo niente, al torno! Ma lei capì! Guarda sì! Guarda sì! Ma dimmi, te, fatti il video! Ma muore! Deficiente! Piaceria, stupisce! Tanto mi dà tanto! Molla! Comunque niente, tutte le domeniche mie e Kila a Civas! A Mossa! Chi la ci va? Esatto, Tirin ci va, Tirin ci va, dai mulala per la nebbia sta fila! Bravo! E per i moschini di stanza! Ma tra spari qui! Tutte le domeniche a Messa mia e chi? La mano nella mano! Mano nella Amen! Amen! Quella d'un desure, quella grossa! Sì, sì, quella grossa! Tutte le domeniche sta fonda noiosa mi portava il cadeau! Regalino! Il cadeau! Yes. Tutte le domeniche le stesse cadeau per due anni! Cosa ti dava? Due mesi nocciolini di cibasco. Madonna. Lei è il garage piena nocciolini di cibasco con giallina andrita. Ma lo guardo. Allora, e parei che smulava. È certo che l'hai mulata. Ma scappi. L'hai mulata chi l'hai andata in depressione? Lo guardo che è andata in depressione. È certo. Perché l'ho mulata io. È certo. E chi la cosa fai? Dopo un po' che il momento è smassa. Non dire, senta, si metta un altro con un altro diverso da lui, si metta come uno brutto e le buttasse come Stefano Bettarini, capisce? È brutto. È certo. Ancest praticamente. È certo. È certo. Ma anche lì se hanno litigato si sono divisi. Infatti l'hai incontrato per strada, ci va, e ha detto, ma Stefano non va bene. Fa no. Oh. Ma telefono. Ma scappi. Ma non disturbo, ma fa la cosa al cellulare. Ma figurati un po', tra il cellulare e il telefono, no? No, invece no, faccio parlare con il mio avvocato. No, se non va bene con Stefano, faccio parlare con il mio avvocato. Almeno risolviamo il problema. Hai capito? E faccio parlare con Taormina, è buono, no? Ma conosce Taormina? Suma sumare. Ma va. Ma certo! Non lo sapevo.
andassi io pure insieme a Conte. Che ha trovato lì? No, l'ho trovato dritto al bosco, caravanava, mi sei neanche a cercare. Mi fa, sono senza travaglio, l'hai trovato un travagliatore in valle. A Tormina. È diventato famoso, è bravo. Travaglio tranquillo. Pierre, bravo, bravo. Che non presenta niente perché mi sono una soubrette. Soubrette. Mi sono una soubrette e dopo un po' trumpe le palle come le soubrette. Ma bravo. E lei non lava. Ma trasfai bene. La donna non usa parecchio, non la auguro a nessuno. Ma trasfai bene, anch'io se fossi con una donna così noiosa l'avrei già mandata a stare. È meglio stare con mio... Guarda, io sto con mia moglie e risolvo tutti i problemi. Ma è sempre Elsa? Elsa. Madonna, 140 kg donna. No, no. E fa sempre la tangenziale intorno. Ma no, deficiente, adesso si è messa in linea. No, sì, sta facendo la cura dimagrante. 136 kg. Ah, una filera! Una filera proprio. Dove vado? Vado a fare la spesa per mia fumina, perché se arrivo qua senza spesa non fa più il operaio, capisci? Allora vado a prendere due cosette veloci. 3 etti di salsiccia, 4 bistecche con l'osso, 2 etti di prosciutto cotto, 6 kg di pasta, 2 litri di olio extravergine, la veltrosca, la peperonata, 5 kg di patate, 2 litri di bagna cauda. Ma ti metti in sacchetto, lo guardo lì, Pamela Anderson, e da sì, e tu la da sì, e tu la da là, e tu non ti comincia a fare la spesa. Ma ti metti in sacchetto, ma come si fa? Striscia come un verme, fatemi te in carretta insieme alla bioca, mi sembri una fonda per lei, e porca cura miseria, io sciappo la bioca e dopo impuccio i biscotti come il caffè l'hai. Era troppo di cazzo. C'è tu, hai capito? Ma fammela d'entresca, tipo certo, va. Ma dimetti sa sperda, Pamela Anderson, dimetti, aspetta un momento. Pronto? Chi calè? Sì, sono me, allora? No, sono sotto qua. Sta tranquilla, sì, sono sotto qua. Sono sotto. E te ne vado me? A fare la spesa? Certo. Ma chiaro? Ma ti dire che se ne vado qui? Ma no! Ma stai tranquilla qua. Sì, fatemi! E qua? Fatemi! Ma sta tranquilla, sì, ma fatemi! La spesa è tutto a posto, certo! No, arrive, preparo? Ah no, vado in palestra, brava, rilassati! Certo, mi ti aspetto! A te aspetto te! A fammi! Ah, e tua mamma con me? Mia suocera? Ma che chiede? Mia chila! Va bene, ora ti aspettiamo, cara! Stai tranquilla! Appuntamenti di qua, appuntamenti di là, appuntamenti a destra, a sinistra, appuntamenti su, giù, soprattutto appuntamenti su e giù. Oh già. E io che c'ho del tempo da pensare, ho pensato una bella pensata e ci ho detto, Funa, perché con tutti questi appuntamenti non metti su una bella casa di appuntamenti? Sono pastivi, e lei mi ha dato la mente, adesso si occupa di fisioterapia, massaggi, povero granaggio, perché mia fumna è generosa, aperta,
soprattutto aperta, mia buona. Perché se lei sa che c'è qualche cosa che serve al prossimo, lei la dà via senza nessun problema. Ma anche al prossimo ancora, al prossimo ancora. Oh già. Solo che con tutto questo travai arriva a cacca e le stracca come una vacca che ha tirato a magnù tutta lì. Oh già. Infatti io ce l'ho detto, senza offendere la sensibilità di Funa, ce l'ho detto. Funa, secondo me non fai più l'amore come una volta. Basta, là. Si è offesa, mi ha detto che è impossibile, perché sono l'unico che glielo dice. Oh. Io sinceramente questa frase non l'ho capita fino in fondo, ma onde evitare il saltamento della trevisione di mia funa sta cucito porta qua. Su pastubi, nevi. Oh, yeah. Oh. Io mi chiamo Giugno! Tienea! Oh, yeah. Oh, mi conoscono! Oh, yeah. Oh! Oh, mia funna 15 giorni fa ha tenuto una conferenza orale che poi è durata per l'esattezza 45 minuti più recupero con tutta la squadra della Juventus compresa le riserve, dal titolo meglio i falli da dietro che le palle in attivo. Ho avuto un successo, hanno partecipato tutti, anche le riserve, tutti hanno partecipato, tranne uno che ha fatto da solo, Trezeguet. Ma savesti francesi, comunque. Io mi chiamo Gnugno, Tienea. Oh, mi conoscono anche qua a Pinasca. Oh, yeah. Oh, oh, poi mia funna, questo Squish Crans, questo Squish Crans, Squish Crans, sabato e domenica è andata alla fiera del Barolo Chinato ad Alba. Io non ci sono andato perché sono analcolico, non mi piace l'alcol, no? Invece lei sì, perché 20 giorni fa c'era la fiera del Barolo normale, non c'è andata neanche lei. Invece 15 giorni fa c'era il Barolo Chinato. A lei va matta, per il Barolo Chinato. Oh già. Poi io con la redditizia attività di mia funa lei cantà anche la ca al mare, perché noi ce l'abbiamo già in montagna a Cervo. No, a Cervinia. Già, no, sono un po' stupido, a Cervinia. E l'ho cantata anche al mare, a Cervo. Oh già, infatti io quando arrivo al mare tutti che mi salutano, che mi vogliono bene, mi fanno ciao Giulio, ciao Giulio, ciao Giulio. Non mi conoscono, eh? Oh già, mi ripresento, sì. Oh già, io mi chiamo Giulio. Chierea, oh, voglio, ma senti come mi conoscono a Pinasca, in tutta la visione. Oh, voglio. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che mia funa va d'accordo con tutta la mia famiglia, che sono cose importanti, Mio padre viene suenso a trovarla, Oh già, infatti mia mamma ha detto che gli ha cavai il sacco al sagrin. Oh, oh, mio fratello viene tutti i giorni, se viene mio fratello, me barba, stante tani, ma ci vuole un bene a mia funa, ma un bene, ma io lo so perché, mia funa ci regala sempre quelle pastiglie blu, tieni US anice, che ci fanno bene, ma tanto talmente bene che sua funa è rigiovenita di 20 anni. Oh già, però poi c'è da dire anche un'altra cosa, che mia funa tutte le volte che ci chiedo di fare l'amore con me, tutte le volte c'ha male alla testa, c'ha male alla schinga, c'ha male agli assin, una volta c'ha caldo, una volta c'ha freddo, ma sono sicuro che non sono io, perché lei me lo dice sempre che io non le faccio né caldo né freddo. Oh già, su qua stupid, però poi una volta mia funa mi ha guardato qui e mi ha detto che ho il pisello piccolo. Sono cose brutte, non c'è niente da ridere, ma da me. Io infatti sono andato da mia mamma e ce l'ho detto. Mia mamma la cavava le braia, la midante, la guardava e la dice, sono tutte male. Oh già, oh, sono qua stupidi. Però io non lo so a voi, non so se a voi qui a Spinasca vi piace la Nigna, perché a me la Nigna mi piace, perché la Nigna le bela. La Nigna le bella! Oh! Oh! Ah, ah.
campagna. Ma non tutti la chiamano Nina. Ma non fa rima! Vabbè, mi sta cucendo porto qua! Su pastumi la rima! E la ninja, la ninja! Ho digitato gallina, perché era nella no. Allora gallina, nemmeno fuori chila, bella, bionda, alta, bianca e rossa, sgnava la bandiera della Svizzera. Renta pala, carta di credito, sric, mano, spedita. L'ho incontrata 3 anni fa, alla via 2 Ciape, una targata Massa, l'altra targata Carrara. Durre come il marmo. Dopo 3 anni, anch'il che fa provincia, Grosseto. E io che di quella provincia sono il suo presidente onorario, ho capito che ci sono troppi lavori da fare, quindi do le dimissioni. Lascio il posto non più volente rosa che mi. Allora, è tutta un partito sta fumna. Allora di partito insieme ai chap che mi viene sempre branchena forma d'erna. Allora è più sconnessa chila che tutto il tratto autostradale che va da Ronco Bilaccio a Barberino del Mugello. Su amici degli Stati Uniti d'America per piedi stanti dissociati ai partiti che là per fare le bare da bowling. Galina, nome di origine russa, Galina. A russa di sicuro, a ruffo così forca l'hai dovuta sedere letta al
poi me. Che era stufi d'andare a dormire in dritta la stanza da letto e di sviemme in tartinello. Che le per andare a pisciare, guardare la porta e pisciare puntualmente in dritta al frigo. Su un tremeis che bevo cedrata brusca mi sei letto la carria con la roba lì. Fuori dalla porta non c'è scritto welcome, hai scritto lavoro in corso. Sarufa passa su a fa bugiare il lampadare, sente 20 kg di ghisa che ambalo sulla la pioca e mi dormo un amba che me la fa sua col. Sarufa passa in giù a mia quando mia madre a fa gli involtini il prosciutto con la gelatina. A bala più. E mi viene il gomito. Vodka, vodka, di sempre, vodka, vodka, prosit, prosit, questa sia pelme una Ferrari e mi sono giù come la via. Stu camere. E non perché beve, ma perché ha anche un po' gheba. L'hai capito? Già che mi gheba, mi sta sulla stomaco, porca tua miseria. Sono un martire della mola, lo capite o no? L'hai incontrata 3 anni fa la via due pipe, sgniavano l'Etna e il Vesuvio. Dopo 3 anni, il Vajont. La diga ha ceduto, si è dovertato e si salvi di può che sta da sotto. Ma come il vulcano, lei rimane il fatto che è rutta. È rutta una volta, è rutta due, Madonna mi spentena puntualmente con la sudisne, siga questa. E come il vulcano, chila comunque a fuma, perché le cattive abitudini noi non le perdiamo. Fuma, non come la russa, come la turca fuma. Mia fonda è la turca, mia fonda è il ces. Oma, rutta e ogni tanto tre, un bel colpo col tubo di scappamento. Che se da darrere non è un gran bel vedere, da davanti è anche peso. Ma dove va il sorriso, mia fonda? Al sorriso mia, al mio la tastiera da un pelo forte, mia fonda. All'antetta farà questa l'altra Pasqua. Due. Ma già. Già una cugian che fa tanto andando con la curvata maronca la regalava chi la matava. Adesso Gelinda, dopo tanti anni, ha veltri chiese. Ah, madonna, veltri, madonna con cui cavei nei, i pumin rus, i laver viola, i den giaun, e l'ombretto fosforesciente a me smia la sorella trans al noir orfei. Galina, ina le male, ina, una, ne, ina. Madonna, se l'è grossa mia fumola, è talmente grossa che quando vedo platinetta in televisione mi smia anoressica. Una volta ho auto con la lira di snuta, tanta ne russa e drinta ne in auto a piccita. E piccita. E invece no! Hai echila la piccita! Antel sese la sumia cita! Madonna mia fumola la di pluc! Durri, ma durri! Che l'altro dia fai una caressa in cima alla schiena, su un numero di stigma ti sniava padre Pio, la via tutta al condominio in processione. Yeah. Lei non si depila, si disbosca. Lucio Dalla confronta chi la mia l'arbitro Collina. Il tenente Kozak, la linea vecchia fa buon brodo e la mia fa scher. Buon brodo le pare buon brodo, pronti a mangiare minestroni, ti, a colazione per 3 anni. Sono stupato. E dico sempre bene. Gallina, c'è spropina crina, e quando